Ibrahim Kodra, da cui la nostra scuola prende il nome, era un pittore molto famoso. I suoi dipinti sono esposti in tutte le sale della scuola. Il suo talento è stato scoperto nelle sue lezioni d'arte a scuola. In seguito ha vinto una borsa di studio completa presso l'Accademia delle Arti a Milano, dove è stato istruito da artisti famosi come Carlo Carrà. Cubismo è l'arte di mostrare un oggetto da tutti i lati in una sola immagine. Tuttavia, il suo stile è rimasto unico perché conteneva influenza e motivazioni albanesi. Le sue opere avevano un messaggio molto forte di pace e libertà, dovuto al fatto che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Incontrò anche Picasso, che all'epoca era un cubista iconico, e il pittore disse che persino la sua firma era un'opera d'arte a sé stante. La scuola Ibrahim Kodra offre servizi moderni che vanno dalle classi ai posti sportivi. Le classi di questa scuola soddisfano tutte le condizioni per orientare uno studente verso un futuro radioso. Queste classi sono dotate di condizioni comodi e sicure per la salute degli alunni, tra cui riscaldamento, ventilazione e alloggio. Questo è il laboratorio di chimica e biologia ed è diviso in due parti. Anche se in un posto, nessuna delle materie interferisce con l'uno o l'altro. Nel laboratorio di chimica puoi trovare tutte le attrezzature necessarie per fare esperimenti scolastici. L'armadio del laboratorio contiene gli elementi chimici più utilizzati, a partire da idrogeno, natrio, magnesio e terminando con diversi acidi e basi. Con la nostra attrezzatura abbiamo fatto tantissimi belli esperimenti. Il laboratorio non può ancora offrire a fare esperimenti leggermente pericolosi, ma la scuola Ibrahim Kodra ha pensato anche per questo. Un nuovo laboratorio è previsto solo per la chimica con tutte le condizioni che mancano l'anno prossimo. Il laboratorio di biologia non è ancora costruito. Questo laboratorio può accomodare almeno 20 studenti. Le sedi sono messe lontano dall'armadio che contiene elementi chimici per garantire la sicurezza degli studenti. Nel fronte della classe c'è una lavagna e la cattedra. Ogni volta che andiamo aiutiamo la maestra con gli esperimenti. Questi sono i mezzi che noi usiamo. Sempre mettiamo dei guanti e usiamo dei mezzi già lavati. La parte di biologia contiene una mappa di un scheletro, l'anatomia di una lucertola, l'anatomia di un coniglio, di un uccello e di un umano. Poi qui si trova anche una mappa dell'anatomia del cuore e delle anatomie degli animali diversi. Puoi trovare anche attrezzature che aiutano nella realizzazione della lezione. Questa è la palestra della nostra scuola. La costruzione è iniziata nel 2017. Adesso non è ancora finito, ma i lavori stanno continuando. È diviso in due parti, una parte è usata per giocare a pallavolo, mentre il resto è attualmente vuoto. Sono due insegnanti, uno per le ragazze e uno per i ragazzi. In palestra facciamo molto diverse attività. Queste attività includono pallavolo e la corsa. Poiché la palestra non è ancora finita, non abbiamo l'opportunità di sviluppare altri sport. Questo anno abbiamo fatto un campionato di pallavolo tra le classi. Abbiamo anche fatto una partita con un'altra scuola. La biblioteca della scuola Ibrahim Kodra è molto nuova. La costruzione è iniziata nell'estate 2017 e è finita solo in gennaio 2018. La stanza in cui si trova è abbastanza grande per mettere tutti i libri, i poltroni e anche le scrivanie dove gli alunni possono leggere e anche studiare. Il numero dei libri è circa 1200, un numero più piccolo per riempire tutta la biblioteca, perché più libri ci sono nell'ufficio del preside, dove questi libri siamo stati prima che fossero mossi qui. Loro sono in diverse lingue, in albanese, italiano, tedesco e anche in russo. Ci sono dizionari, letteratura, enciclopedie e anche libri professionali. Thank you.
sono in acciaio e danno alla stanza un'atmosfera più moderna e rilassante. Qui ci sono anche scaletti che possono aiutare a raggiungere gli angoli più alti degli scaffali. Speriamo che nel futuro prossimo questa biblioteca si riempirà con libri donati dagli alunni e speriamo che diventerà un'area di studio. Parliamo per il staff pedagogico di questo ginnasio. Yashar Arza, direttore. Yashar Arza è nato nel 1954. Ha completato il liceo alla scuola Nine Fashion di Durazzo. Ha completato corsi post laurea in filosofia e psicologia. Ha lavorato come vice direttore e come un professore. Lerina Giulli, letteratura. Lerina Giulli si posiziona come vice direttore di questa scuola. Si è laureata nel 2006 presso la Facoltà di Storia e Filologia dell'Università di Tirana. Brigida Bali, letteratura. Brigida Bali ha completato gli studi presso l'Università di Tirana, Facoltà di Storia e Filologia, ramo di lingua e letteratura albanese, con alti risultati educativi. Giudi Chimica. Albana Giudi ha completato i suoi studi presso la Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Tirana, sede di biologia, con risultati eccellenti. Anida Cela. Anida Cela si posiziona nel ruolo di insegnante di lingua italiana. Ha conseguito ottimi risultati con gli studi di primo livello nel 2009, dove ha ricevuto il titolo insegnante di lingua italiana per le scuole superiori. Dottoressa Laura Giulli. Dottoressa Laura Giulli è parte di staff fondatore di 12 professori che hanno iniziato il lavoro su Alessandro Moisiu. Ha ricevuto il titolo di biologo presso la Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Tirana. Angie Sabria, matematica. Angie Sabria si posiziona nel ruolo di insegnante del tema di matematica. Si è laureato presso la Facoltà di Scienze Naturali il ramo di matematica. Aida Chetti, storia. Aida Chetti ha conseguito ottimi risultati nel 2009, Facoltà di Storia e Filologia, dove ha ricevuto il titolo insegnante di storia e filologia presso la Facoltà di Tirana. Imbroia, fisico. Il Imbroia si posiziona nel ruolo di insegnante di materie fisiche. Si è laureato nel 1963 presso la Facoltà di Scienze Naturali, la divisione di fisica nucleare. Brisida Lala, geografia. Brisida Lala ha completato i suoi studi dell'Università di Tirana, Facoltà di Storia e Filologia. Nella stessa istituzione sta conducendo i suoi studi di dottorato, il ramo della storia. Elvira Hatti, inglese. Elvira Hatti si è prima diplomata nel liceo Austin Voxie. Ha poi frequentato gli studi nello stesso dipartimento dell'Università di Tirana. Malvina Gozzi, informatica. Malvina Gozzi si posiziona nel ruolo di insegnante di informatica. Ha completato i suoi studi di laurea nell'Università di Tirana, nella Facoltà di Scienze Naturali, il ramo di informatica. L'AUDSEU Educazione Fisica. L'AUDSEU è posizionata come insegnante dell'educazione fisica. È laureata nel 1978. La scuola media Ibrahim Kodra ha solo 3 anni da quando è aperta, ma nonostante questo fatto ha attratto molti studenti eccellenti e ha vinto numerosi prezzi per l'Olimpiade Nazionale di Albania. Questi sono i vincitori degli anni 2015 e 2016. La scuola ha vinto un totale di 12 prezzi. Da questi, 8 prezzi sono vinti nella materia di biologia, 2 nella matematica, 1 in fisica e 1 in letteratura. Nel secondo anno di apertura sono vinti 47 prezzi del distretto di Durazzo e 7 prezzi nazionali, quindi va un totale di 54 prezzi. Da questi, 19 sono vinti in biologia, 13 in chimica, 8 nella letteratura, 6 nella fisica e 3 in storia. Quando vedremo anche nella tabella, il numero di prezzi è quasi quadruplicato dal primo anno di apertura. Quest'anno sono vinti ancora più prezzi del secondo anno, sono vinti in totale 70 prezzi. Da questi, 13 sono nazionali, anche quest'anno Biologia continua a mantenere il numero più grande di prezzi con 25 prezzi. Dopo viene la Chimica con 14 prezzi, Letteratura con 12 prezzi,
storia con 5 prezzi e geografia con 4 prezzi. Questi risultati sono venuti grazie alla massima dedicazione dello staff della scuola.